Ok. Sta andando. Bene, delle questioni? Se prendiamo posto, cominciamo questa presentazione. Io innanzitutto ringrazio i nostri ospiti, Adriano Vinale, Sandro Mezzadra e Giuso Amendola, che sono qui con noi questa sera a presentare questa rivista Autis che potete trovare lì sul banchetto. Ma io, mi sento di fare una breve introduzione a una rivista, che su questo numero in particolare tratta di rivolte migranti e apre con un editoriale molto centrato sulla questione dell'identità oggi, come l'identità come campo di battaglia. Diciamo, viene fatto un ragionamento che in un qualche modo mette in tensione quelle che sono le cosiddette lotte destituenti, cioè le forme in un qualche modo insurrezionali, o comunque le modalità che non hanno immediatamente una forma costituente, come magari possono essere le lotte che vediamo giorno dopo giorno dei precari del Teatro Valle, piuttosto che all'interno dell'università, piuttosto che in altri luoghi, ma sono immediatamente delle lotte che radicalizzano in piazza quelli che sono dei comportamenti politici all'interno dei processi di soggettivazione. Io dico, sicuramente la questione dell'identità è un tema molto complesso anche oggi all'interno della situazione anche italiana di movimento, alla quale vorrei accennare, nel momento in cui vedo oggi in Italia una situazione anche di movimento all'interno della quale alcune lotte vengono legittimate, che sono le lotte immediatamente costituenti, quando invece si pongono in essere delle rivolte come quelle delle balie francesi, le rivolte a Londra di quest'estate, piuttosto che con tutta la sua problematicità il 15 ottobre a Roma, immediatamente una parte, sicuramente tutta la sinistra, una parte di movimento tende a dire che quelle lotte non hanno niente a che fare rispetto ai processi costituenti, delle lotte che hanno immediatamente dei processi anche costituenti. Noi crediamo invece che proprio quello lì sia oggi la posta in palio, riuscire a costruire dei movimenti, delle mobilitazioni che, ce lo diciamo già da tanti mesi, tengono assieme il precario del Teatro Valle col ragazzino di 15 anni di Tor Pignattara, che al teatro in vita sua non c'è mai andato. E questo, come prospettiva posta in palio rispetto a delle forme di mobilitazione che sappiano tenere assieme tutta questa vasta gamma di soggettività. Sulla questione dell'identità in sé, io mi sento di riprendere delle parti di Comune, il libro di Michael Hart e Tony Negri, all'interno del quale la questione dell'identità viene vista in rispetto alla questione della modernità come un punto di passaggio. Cioè Tony, correggetemi se sbaglio, pensa all'identità come un qualcosa che può esserci all'inizio come forma di riconoscimento fra uguali all'interno di un processo di soggettivazione, al fatto che poi venga superato verso qualcosa d'altro, verso continui la sua metamorfosi e non si fermi in una cristallizzazione di identitarismo. Questa qui mi sembra
una lettura molto lucida di quelle che sono state le lotte anche del nostro presente, di come possiamo ragionare noi attivisti, insomma attiviste, ma anche persone che partecipano alle lotte all'interno, come dire, di che utilizzo facciamo dell'identità, se la utilizziamo per rimanere nell'identitarismo oppure se partendo dall'identità possiamo applicare dei processi di metamorfosi che immediatamente superino quell'identità e vadano verso qualcos'altro. Io credo insomma che le lotte, insomma questo, anche questa qui possa essere un pochino una posta in palio, come dire, oggi di questa discussione. Mi soffermo solo altri due minuti sull'intervento di Sandro Mezzadre che trovate nella rivista, ci parla oggi di quella che è stata una tesi, insomma, che Sandro già da 10 anni qui in Italia propugna in modo molto forte, che è quella dell'autonomia delle migrazioni, e cioè fare un bilancio, questi 10 anni che sono passati, di come questo concetto di autonomia delle migrazioni, che per tanti versi ha rappresentato, come dire, un cambiamento radicale anche nel pensare le migrazioni. Io mi ricordo, insomma, ero un ancora più giovane attivista, avevo 19-20 anni, insomma, mi ricordo questo libro di Sandro, curato anche da Sandro, Diritto di fuga, in cui per la prima volta mi resi conto che ci poteva essere, come dire, una rivoluzione copernicana nel guardare i migranti, che non fossero soltanto dei soggetti passivi che scappavano da guerra, povertà e tutta una serie di condizioni, ma che anzi, come dire, la migrazione potesse essere vista anche come un processo in cui, come dire, la parte autonoma, la parte desiderante, la parte attiva prendesse parte e non subisse, come dire, delle condizioni, ma in maniera, come dire, come la migrazione come processo di soggettivazione in forma attiva. E sicuramente, come dire, potrete leggere in questo intervento di Sandro, come dire, tutta una serie di questioni legate anche a un pochino a questo guardare le migrazioni completamente con un altro sguardo. Io mi fermo qui, passo la parola a Giso, insomma. Sì, io credo che Doris abbia colto uno dei sensi dell'esperienza di questa rivista, di cui dovremmo dire che, essendo una rivista abbastanza impersonale già da questo utis, in realtà è leggibile in due toni, come una sorta di sottrazione delle rispettive identità, cioè per lavorare in questa rivista insieme a certi ceffi, che vi sento dire una parola in meno di quello che penseresti, e però, come tutte le sottrazioni di identità, poi innesta anche un meccanismo di moltiplicazione e di produzione. Mi sembra un po' questo il tono generale di questa esperienza. Utis richiama a un'esperienza di lettura della soggettività e dell'identità nel segno della sparizione, chi sei se nessuno. E però nessuno è allo stesso tempo una proclamazione, nessuno lo si proclama contro un gigante, il che ci mette già in questo ambito di tensione. Sottrarsi all'apparato, sottrarsi alla politica governamentale, sottrarsi al controllo attraverso strategie di sottrazione, sparizione, e contemporaneamente però fare di questa sottrazione, di questa sparizione, un'arma. Questo è un po' il tono generale che viene fuori già dalla proclamazione iniziale. Perché Utis? Perché noi siamo nessuno, ma contemporaneamente perché noi siamo in questa fase come nessuno prima di noi. Due toni che non sempre coincidono, due momenti che sono, parlando più in termini filosofico-politici, il movimento della desoggettivazione e quello della soggettivazione politica. Parlando in termini foucaultiani, potremmo dire il movimento della déprise e quello della maîtrise di scuola.
movimento in cui ti rilasci dalla identità consueta, e questa è una prima mossa di sconvolgimento, una mossa anche tecnica, di sparizione, non mi faccio trovare, e però contemporaneamente anche intendere questo movimento di nascondimento come una possibile matrice di nuove soggettivazioni politiche. La rivista nasce nel segno della sottrazione, viene da un'esperienza, da un gruppo con cui poi io ho incontrato in qualche modo per strada, che aveva lavorato su categorie tutte centrate sul de, sul sottrarre. Avevano fatto un numero di una precedente rivista che si chiamava La Rosa di Nessuno, sempre torna questo tema in fondo molto molto francese, molto sa molto di Blanchot, sa molto di questa di questo modo di affrontare il tema della soggettivazione appunto nel segno del sottrarsi. Avevano fatto un numero in questa precedente rivista nel segno del potere destituente. Ricordo una presentazione di quel numero abbastanza vivace, in cui io lo lessi. A quel tempo lì mi pareva che rimettere, era qualche anno fa, che rimettere in campo il tema del destituente fosse un passo indietro, devo dire la sincera verità, rispetto a certi discorsi sulla produzione di istituzione del comune, sulla produzione di soggettività che stavamo svolgendo. E così, con un intervento che adesso riconosco essere perfettamente vero e valido, ma forse intonato un po' di scuola, feci la mostra che vi potete aspettare, cioè ho opposto il destituente al costituente, come insomma un po' nella logica della presentazione ero chiamato a fare, perché effettivamente questi temi della sottrazione ti lasciano, cioè questo tema di sfidare il sistema in nome dell'anonimato ti lascia sempre un po' perplesso rispetto alle modalità in cui si danno la forza lavoro, le forme di lavoro, rispetto alla possibilità di concatenare produzione e creatività. Devo dire, rileggendo proprio questo numero, ho l'impressione che invece questa esperienza del destituente in qualche forma, e questa esperienza dell'anonimato, del movimento di destrutturazione dell'identità, in qualche forma vada ripensata. E dico subito perché, un po' perché quello che diceva Loris, abbiamo delle battaglie che sono sporche, non abbiamo sempre soggettivazioni politiche che immediatamente si iscrivono in una sintassi a noi riconosciuta, e il merito di questi approcci è farci ricordare che esistono questi tipi di presentazione, questo, che la presa di parola, per dirlo un po' alla Ranciere, dei non contati non segue mai le grammatiche della buona educazione, ma neanche della buona educazione rivoluzionaria e costituente. Esistono dei comportamenti metropolitani che sono tutti nel segno della destrutturazione, della fuga, del mettersi a parte, sia nel modo clamoroso della rivolta muta, della rivolta non semplicemente distruttiva, ma anche semplicemente nei comportamenti personali, nello staccare la presa, appunto nel segno di quella presa, di quel tentativo di sottrarsi alle logiche della soggettivazione immediata di cui parlavamo prima. Quindi da un primo momento è appunto questo delle rivolte mute, ma anche perché più generalmente una riflessione sulla rottura la dobbiamo ricominciare a fare. Una riflessione in questo momento su come il destituente si coniuga con il momento dell'innovazione produttiva, dell'invenzione istituzionale, dobbiamo pur farlo, perché altrimenti il rischio che ci si incammini in una idea di continuità produttiva in cui in fondo il sistema governamentale
lo affrontiamo e lo scalziamo soltanto costituendo forme autonome, forme di vita che si autolegittimano. E io lo sento un po' in giro, in certi cantori, per esempio, diciamo del lavoro cognitivo e dell'indipendenza del lavoro cognitivo, mi sembra che emergano delle concezioni un po' deboli dell'autonomia, in nome semplicemente della liberazione della propria creatività, della propria forma di vita. C'è anche certe genealogie che corrono oggi, dove per esempio il lavoratore precario e cognitivo viene fatto discendere dalla libertà dell'artigiano piuttosto che dalla trasformazione nei rapporti di produzione della forma di lavoro. Ecco, c'è in giro un tentativo di, anche inconsapevole, di tradurre un certo percorso che avevamo fatto sulla produttività di soggettività, di tradurlo in modo un po' troppo lineare, di tradurlo in un modo un pochino troppo semplice, dove l'autonomia assume delle forme, anche un po' il discorso sui beni comuni, a qualche rischio di questo genere, assume sempre un po' le forme della creazione di uno spazio di vita liberato, ma prima e al di fuori dei rapporti di produzione. Contro questo tentativo è allora ritornare agli aspetti, a riflettere sugli aspetti scarni, su quello che c'è prima della soggettivazione e della creazione, sull'idea che per soggettivarti sulla scena politica devi pur e per produrre identità devi pur porti il problema della tua stessa sottrazione alla tua identità, che per produrre modi di vita liberati devi innanzitutto essere violentemente polemico con le grammatiche del soggetto. Poi lo si può fare, come lo fa gran parte di questa redazione, in nome, dicevo, ancora di un certo, di una certa idea di comunità inoperosa, di un certo sapore francese alla Franchot, oppure lo si può fare produttivamente e niccianamente nel segno della rottura della grammatica potente e produttiva, della rottura della grammatica del soggetto. Però comunque siamo chiamati a riflettere su questi momenti, E già nel secondo editoriale, non tanto quello della presentazione generale, cosa è utis, ma già quello che affronta la questione migrante, mi sembra che venga posto questo tipo di problema, direi il problema dell'intersezione tra il momento che spacca, tra il momento di rottura e quello della costituzione. Come mettiamo insieme il momento produttivo della forma di vita con il momento invece distruttivo dell'eterogeneità? E lì molti saggi si interrogano, ovviamente venendo da questa idea di decostruzione della soggettività della politica moderna, molti saggi si interrogano sulla fine della rivoluzione, sulla fine dell'idea tradizionale della rivoluzione. Da qualche punto di vista sono un po' rozzi, perché non troverete saggi dedicati sulla distinzione tra tumulto e insurrezione, come gli italiani sono bravi a produrre, però il problema, per esempio, di come interpretare, come convivono nel gesto della insurrezione, rivolta, tumulto, sommovimento, chiamiamolo come vuoi, come possiamo interpretare dentro quel gesto il momento di assoluta eterogeneità rispetto a qualsiasi categoria della politica moderna, compreso quello della rivoluzione e della soggettività rivoluzionaria, con il fatto che lo stesso gesto di rottura, lo stesso gesto segnato dalla eterogeneità, dall'irriducibilità profonda alle categorie tradizionali della soggettività, quello stesso gesto però si innerva sul tema del comune,
come nello stesso momento, in quello della insurrezione, c'è un momento di profondo rifiuto dell'identità che però si innesta anche su qualcosa che emerge da sotto rispetto alle identità consuete e che si rivela proprio nel gesto della ribellione. Come se il gesto della ribellione, sia quella personale sia quella politica, avesse un momento che spacca qualsiasi casella, ma contemporaneamente ti rivela, ti porta su il fatto che quel gesto, proprio perché è singolare, proprio perché è irriproducibile, proprio perché non rientra nelle categorie della soggettività collettiva, proprio perché è assolutamente irriferibile, proprio per questo va ad incidere su quello sfondo comune dell'umano che è assolutamente irripetibile, che è assolutamente eterogeneo. Proprio in quel momento si rivela questa comune singolarità dell'umano. Già nel secondo editoriale, dicevo, mi sembra che venga posto in luce proprio questo carattere di tensione tra il comune e il singolare, tra ciò che permette una ricomposizione, ciò che prefigurare una ricomposizione futura, ma che parte dall'assoluta assunzione della eterogeneità comunità. E infatti la questione migrante poi tocca terra proprio da queste altezze teoriche su questo problema. Come mettere insieme le possibilità di ricomposizione di una forza lavoro assolutamente eterogenea, che tenga però insieme questo modello di assoluta irriducibilità dell'eterogeneità alle categorie tradizionali con, per esempio, l'omogeneità tendenziale della situazione precaria. Quindi dalle altezze si scende poi o si sale poi all'analisi del lavoro vivo, sempre segnato da questo campo di tensione. E appunto in questo tipo di logica che credo che le cose che diceva anche Loris si introducono. Da un lato la logica del rifiuto, quindi la logica della rivolta, l'articolo di Grande Amato ovviamente torna su questo tema, cioè sulla rivolta come una emersione dell'umano nella sua ontologia rivoltante, oltre che rivoltosa, dell'umano come modalità assolutamente sfuggente a qualunque categorizzazione, ma anche e contemporaneamente come da questa emersione, di questo fondo irriducibile ed eterogeneo si possa costruire l'immaginazione di una soggettività politica. E quindi a guardarlo dalla giusta distanza direi che per certi percorsi questo funziona come un richiamo da nessuno in qualche modo, cioè a non correre sulla strada della continuità istituzionale, a non tradurre immediatamente come se comune con l'istituzione del comune, potremmo dire per intenderci, come se in mezzo non ci fosse nulla, e a riporsi quel problema della sottrazione e del rifiuto che non può essere annegato, non può essere immunizzato dentro questo tipo di discorso. Ovviamente non si può essere d'accordo con tutta l'impostazione realista, personalmente trovo che l'insistere qualche volta su aspetti di tardo situazionismo, di immaginazione, di un mostro spettacolare che tutti ci mette, certo, che tutti ci sommerge, lo trovo qualcosa che va ripensato. E però da questa giusta distanza credo che una rivista che ponga l'attenzione su questo momento della disidentificazione come una possibile matrice di produzione dell'identità sia in questo momento un non trascurabile arnese politico. Poi c'è un altro merito che è quello della rivista
poli linguistica post-europea, l'abbiamo definita, ma dentro la logica, anche proprio materialmente dentro, come è scritta, dentro la logica della traduzione. E questo credo che ci interessi per una riflessione sullo spazio europeo delle pratiche teoriche che si incrocia con diversi tentativi che stiamo in qualche modo portando avanti. Va bene, innanzitutto grazie di avermi fatto conoscere questo spazio che non conoscevo, la mia colpa, e dell'invito. E sono molto contento, insomma, siamo qua a discutere, perché poi in fondo qualsiasi operazione teorica, dal mio punto di vista, rischia di essere situazionista se non ha una rischia di essere situazionista se non ha come obiettivo una, diciamo, fornire una strumentazione ermeneutica, concettuale alla militanza politica. Per me non ha senso un'operazione teorica di stampo differente. Detto questo, situazionista non mi aveva mai chiamato nessuno, ti ringrazio perché abbiamo fatto proprio l'ampetto. Poi mi domando perché ti abbiamo inserito in questo comitato di redazione, prima o poi faremo una... infatti, beh, aspetto, probabilmente. E racconto un po' la storia, un po' di questa lista, perché sennò sembra veramente che quanto finchettoni che avevano fumato un po' troppo hanno deciso di sottrarsi. Allora, noi siamo partiti diciamo da un'esperienza di scuola di interpretazione abbastanza classica che fa capo a Carletto Marx. Cioè, quando Carletto Marx vede la Comune di Parigi, non riesce a interpretarla, cioè la guarda e individua questo fenomeno politico come un evento che sfugge in qualche maniera alle sue categorie di riflessione fino a quel momento affinato. Noi con molta più tempo abbiamo deciso di, insomma, di iniziare a interrogarci su eventi politici che sfuggivano in qualche maniera alla nostra capacità di elaborazione e di interpretazione immediata. E il primo di questi erano le rivolte, non dei Saint-Papin a Parigi, ma la rivolta delle banlieue parigine, che non sono proprio la stessa cosa. Cioè, le rivolte a primo acchito segnate come quelle della racaglia, proprio della, della, in napoletano avremmo una forma corretta, che è della spuma, della, della feccia della società. Quindi che erano stigmatizzate a partire dal loro essere insussumibili. Cioè, non, sto parlando di, come si chiama, quell'elementaccio che faceva concorrenza a Sarkozy per l'Eliseo? No, era Pascal, può essere già ancora, no? Vabbè, comunque, insomma, che definirono racaglie, proprio, cioè la, la schiuma della società. Anche Sarkozy. Lo dice Sarkozy. Infatti. Partendo da questo fatto, cioè c'è un evento che è insussumibile per la parte che lo deve spellere e governare. Quindi è insussumibile anche per noi, perché è difficile da capire. Vi ricorderete, c'è una discreta produzione e elaborazione teorica in quel frangente in cui si cercava di ricondurre a categorie più o meno note, cioè come sempre si fa così in apocalisse, cerchi di riportarti a categorie che conosci e di ricondurre in un alveo che ti è familiare un fenomeno che sfugge, quando lo riconduci senti più tranquillo. Noi abbiamo cercato, insomma, molto sommessamente, molto fricchettonamente, di stare un altro poco in questa situazione, di cercare di leggerla in maniera un po' diversa se possibile, cioè di provocare questo fenomeno e di assumere anche la provocazione di questo evento politico fino in fondo, lanciando a nostra volta una provocazione che dall'intervento di Giso vi sarete resi conto che ancora funziona, cioè perché appunto se vuoi dire una presentazione qui è chiaro che dire potere destituente è una provocazione rispetto a che cosa, cioè non a, a, come dire, a, 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 che ne so, alla, alla società sportiva Calcio Napoli, ma al, al potere costituente come categoria filosofica propria della, di una certa modernità politica, rispondere con, diciamo, un consolidamento della figura del potere costituente per noi era proprio un successo situazionista. Scusami, mi hai dettato la linea dell'intervento, io accetto le provocazioni e le rimando. L'idea era questa, cioè non era semplicemente un elemento di sottrazione, era, partendo da un assunto abbastanza semplice, un certo Deleuze diceva: ogni processo di soggettivazione in realtà è un processo di sottomissione, cioè il soggetto politico, è la parola in italiano come in francese, come in buona parte delle lingue che noi utilizziamo,
è un gesto di rifiuto, perché andava bene. C'è una doppia figura del soggetto. Cioè, il soggetto è sì, il soggetto che è stato davanti a un predicato è un verbo un predicato, quello che sia, è un oggetto, però è anche il sottomesso rispetto a una configurazione del potere. Allora, per noi i processi di soggettivazione sono, molto, molto convinto di questa cosa, sono almeno passibilmente processi di identità forzose, che sottomettono, cioè che identificano per sottomettere, per categorizzare, per concettualizzare e per tenere da parte. Cioè per identificare e quindi per disinnescare nella loro carica persiva. Allora, l'evento delle balie parigine degli anni 90, insomma un evento proprio ciclico, apparentemente sfuggiva a questa logica, perché non c'era nessuna, che cosa non c'era? Perché l'istituzione piuttosto che costituzione, non c'era nessuna rivendicazione politica esplicita che desse un minimo appiglio a chiunque per poter dire ecco, non c'era un manifesto delle balie parigine, per parlare nel linguaggio proprio della modernità politica. E questa cosa, che, ripeto, è molto spaesante, perché cazzo voglio, cioè, cosa stanno protestando? Stanno in una società in cui bene o male c'è un'integrazione, c'è un accesso al lavoro, sono immigrati di quarta generazione, non devono rivendicare diritti di immigrati di oggi, no? Cioè, di oggi in Italia, intendo dire, sono ormai sono cittadini francesi, tutti gli effetti godono. Godono i diritti apparentemente della cittadinanza, evidentemente il rifiuto era proprio il rifiuto della categoria di cittadinanza. Insomma, no, icasticamente anche per la, insomma, è reso con un film, insomma, retoricamente ormai noto, che è quello del, di Cassovizza, non l'odio, cioè insomma, identità completamente disomogenee tra di loro che agiscono in un senso di rifiuto di che cosa? Di un apparato di integrazione di cittadinanza. In fondo si ribellano in maniera molto molto frontale alle categorie classiche della sanità moderna, dello Stato moderno, cioè del soggetto politico d'eccellenza, costituendo soggetti che sfuggono, che vengono appunto ricollocati nella ragazza, cioè nell'insussurbio. Da qui poi, per nostra fortuna, insomma, non dico non solo della rivista, ma per nostra fortuna di cittadini pensanti europei, i fenomeni di rifiuto, di destituzione, di ribellione non facilmente leggibili attraverso categorie classiche e dialettiche classiche di costituzione e soggettività politica si sono moltiplicati anche nelle loro fattispecie. Cioè, voglio dire, come posso associare la banlieue, non so perché sono Mick Jagger, ma la mollo così un po' più di gioco, la banlieue parigina con la Grecia di oggi o di 2 anni fa, di 3 anni fa, di 4 anni fa, con Anonymous piuttosto che con gli indignati, piuttosto che le rivolte dei neri a Los Angeles, piuttosto che con i movimenti No Tab o Rosarno o i movimenti, secondo me appunto veniamo dalla campagna dei rifiuti, insomma i movimenti diciamo tutti territoriali, no? Quindi proprio classici per certi versi di difesa del territorio, come quelli del contro gli scarichi in Campania, non so, sono fenomeni evidentemente che sfuggono a un minimo comune denominatore. La proposta è quella di stare all'altezza di questa moltiplicazione di eventi. Naturalmente le rivolte migranti sono in qualche maniera una fattispecie di questo non genere, cioè una fattispecie di qualcosa che non ha un genere comune, sostanzialmente, questa è l'idea. E ti segnalo che anche tu hai usato la parola istituzione nel tuo articolo, convintamente, si sta diffondendo la provocazione. Non tranne Giso che appunto rifiuta questa cosa, ma se avessi detto costituente, allora avrei detto destituente, quindi un gioco delle parti, no, costituente con il costituente col cazzo, destituente. Non so neanche perché abbiamo invitato lui a presentare questa cosa, che è proprio quello più contrario, vabbè, proprio dal senso della, alla fine è masochismo, poi la destituzione è masochismo, questa è la verità. Le rivolte migranti, a cosa si sottraggono? C'è l'intervento di Federica Sossi, quello di Sandro, insomma, un po' parlato Loris, un po' parlerà Sandro, è sempre un po' strano parlare di un intervento di qualcuno che è presente, perché insomma, parlare lui diventa un po' accademico. L'intervento di Federica Sossi è un intervento in cui si lavora sul rapporto fra la costituzione di storie, diciamo di biografie diffuse, e la grande narrazione della migrazione. Cioè, noi abbiamo una sveglia, il nostro stesso senso comune è completamente
invaso, letteralmente invaso, la parola è giusta, dalla grande narrazione dei movimenti migratori, cioè i barbari alle porte. E guardate che naturalmente non sono solo, appunto, il buon Napolitano, il nostro benemerito presidente, uno di quelli che ha istituito i campi di detenzione, chiamiamoli quelli come sono. Nella vulgata leghista, ma non solo leghista, anche della sinistra ben pensante di questo paese, la grande narrazione che passa e che si autoproduce, che si continua a riproporre, è quella appunto di questi flussi migratori che cercano di rompere le barriere, vista che appunto per fortezza non è evidentemente, e invece le storie migranti in qualche maniera costruiscono e ricostruiscono dal basso processi identitari che identitari non sono, cioè che partono proprio da un'espropriazione, sia rispetto alla narrazione, diciamo, alla grande narrazione, utilizzo questa parola in senso tecnico, cioè la narrazione, diciamo, mass mediale e rappresentazione divulgata, corretta, no? Per cui c'è l'onda migratoria che invade il paese, sia rispetto ai processi identitari proprio di base. In una intervista a una migrante clandestina, insomma, tutto quello che questo può significare ancora, francese parigina, si spiega il meccanismo del lavoro senza permesso di soggiorno, cioè tu vai da una migrante che ha un permesso di soggiorno, oppure da una migrante ormai immigrata di terza o quarta generazione, che ha una normale carta d'identità francese, ti fai prestare la sua carta d'identità, le dai parte dello stipendio e lavori con la sua carta d'identità, cioè proprio l'espropriazione dell'identità, tu vai al lavoro con un nome che non è il tuo. Poi appena si racconta in una di queste interviste, assume un ruolo di rilievo, scattano delle indagini ulteriori rispetto alla tua identità reale, quindi sgamati e ti ritrovi punte da capo nella clandestinità. Quindi grande narrazione escludente rispetto agli elementi dei migranti, relegati nella irregolarità, nella clandestinità, per definizione fuori dalla narrazione comune, cioè fuori dalla griglia comune di identità possibile, non hanno una possibilità. Nella base materiale della società francese, non solo francese ormai, ovviamente, espropriati anche del loro nome e cognome. Ora, è possibile, in un gesto che non sia scherzi a parte, situazionista, per me è proprio un'offesa, ribaltare questa assenza di identità possibile in un punto di forza? Allora, qual è il punto di forza? Naturalmente, detta come l'ho appena raccontata, è chiaro che se la migrante intervistata fosse qua vicino a me, direbbe: questo veramente è un fricchettone situazionista ben pensante occidentale, voglio la mia carta di il mio diritto al lavoro. Questo è talmente evidente da essere inutile ribadirlo. Però è possibile comunque da questa, ovviamente non in questa prospettiva che è talmente banale da obiettare, è possibile fare dell'eccedenza rispetto a un processo di identità, di soggettivazione dall'alto, un processo di soggettivazione dal basso che permetta di usare le armi della non identificabilità come strumento politico estremamente forte e pericoloso. Ora, detto proprio con una banalità molto semplice, nella militanza politica, in quella, diciamo, che arriva a un certo punto a essere, a esporre a dei rischi, a me nella mia memoria, la prima cosa che si fa è darsi dei soprannomi, no? Cioè, sottrarsi all'identità riconoscibile in qualche maniera. È un gesto politico che ti sottrae all'identificazione, ma questa è una banalità, una barzelletta, è chiaro, però sottrarsi all'identificazione per permetterti un vantaggio rispetto al tuo avversario, cioè una mossa in più, una mossa di non identificazione. Ora, è questa la provocazione rispetto alla quale noi siamo, che è una provocazione, perché appunto chiamarlo potere di soggiogamento è una provocazione per essere banale, insomma, sembrano veramente gli allievi un po' discoli che vanno, diciamo, maestro, di tocco il pisellino. Il problema è che Tony poi si è irritato veramente, poi a Parigi ci ha fatto il culo così. A casa sua ascolto con me, giustamente si è fatto prendere male. La provocazione è stata un po' eccessiva. Dico, insomma, la sfida è un po' questa. Partiamo anche, ripeto, dal presupposto che per me è quello importante. Non è detto che i francesi siano dei fricchettoni.
Cioè, perché tu poi li utilizzi un po' così, no? Il dibattito su, cioè, hai nominato Nancy, utilizzando i pochi dettagli, Blanchot, insieme, no, perché, no, perché no, ha nominato anche Nancy perché ha parlato di Noperuso, che, cioè, che poi è quello che gli ho detto in treno venendo, che vorrei parlare di questo, ma proprio, tac, cioè, o il marxismo aleatorio, di altri sé, insomma, vuol dire, l'idea che esista un evento politico che si dà perché si dà, e che la sua imprevedibilità naturalmente pone enormi problemi, innanzitutto materiali, di organizzazione, però che il suo darsi perché si dà è forse l'unica maniera autentica di rottura rivoluzionaria. E poi non sto utilizzando rivolta alla Camus, insomma, contro rivoluzione, non me ne importa, cioè uso l'idea dell'inoperoso, dell'inconfessabile, sono i termini in cui ragionano questi autori francesi, cioè una comunità che è fuori da un'opera comune, da una narrazione comune, una comunità che non si può confessare, cioè che non si riesce a raccontare. È possibile che la forma più dirompente di comunità politica militante sia quella che si sottrae al gesto mitologico, poi alla fine, no? Di doversi costituire in una narrazione comune? Si riesce a stare, in termini di militanza, un passo prima, sulla soglia di una narrazione mitologica che ci racconti? Perché questo è un, penso che sia una sfida da provare, poi magari un fallimento, che in ogni esperimento politico e non solo c'era incontro a fallimento, quindi non è un problema, però almeno per me il punto è, si riesce a stare un attimo prima di un processo di auto-identificazione, di auto-rappresentazione, e quello è una trappola nella quale tutti cadiamo, cioè, voglio dire, la messa cantata del comunismo, perché è un'immagine che mi viene da un altro film, che è Underground, insomma, dove loro sono là sotto e cantano messa, insomma. Noi anche siamo soggetti a una grande narrazione della parte avversa, ma che è uguale e contraria, cioè assolve la stessa funzione identitaria e quindi ha la stessa funzione mitologica e quindi soccombe agli stessi rischi probabilmente. Questa è la portata della sfida, dopodiché può essere una grande cazzata, non ho nessuna difficoltà da me, nel senso che, però almeno ci ha fatto discutere, non è come dire una cazzata per discutere, non basta dire una cazzata per discutere, però voglio dire, questa è per noi, per me, per te che sei nella redazione e te lo dimentichi, la posta in gioco di questa invia di piccola piccola di potere destituente, sulla quale ritorneremo con te in redazione, dovrebbe scrivere un pezzo a favore del potere destituente. Bene, non essendo in redazione, mi sento per una volta molto tranquillo. Vorrei dire alcune cose, però il più rapidamente possibile, in modo da aprire una discussione, perché queste presentazioni devono sempre avere l'obiettivo di trasformarsi in discussioni corali. Prima di tutto sono molto contento di avere pubblicato un articolo in questo primo numero di UTIS, e sono molto contento di partecipare a questa presentazione qui a Bartleby il 29 di febbraio, cioè il giorno prima del 1 marzo, che da 3 anni a questa parte è un momento molto significativo in Italia, e non soltanto in Italia, per l'organizzazione e la circolazione delle lotte dei migranti e delle migranti. Quindi a me piacerebbe che la discussione poi tenesse presente anche di questa fortunata coincidenza. Le migrazioni, d'altro canto, negli ultimi anni sono state un tema davvero decisivo dal punto di vista di ogni tentativo di ricostruire la storia, il profilo, la composizione delle lotte sociali in Italia e in Europa. E qui il riferimento non è soltanto
alle lotte e alle rivolte dei migranti e delle migranti che indubbiamente insomma, hanno coinvolto e appassionato tutti noi. Il protagonismo dei migranti ha cambiato la lotta per la casa in questo paese, soprattutto in grandi realtà metropolitane come Roma e Milano. Si può capire la ragione per cui io e altri compagni, altre compagne facciamo da tempo una distinzione tra le lotte dei migranti e le lotte della migrazione, intendendo con questa seconda categoria l'impatto che la presenza migrante dentro la composizione del lavoro di cittadinanza in Europa ha avuto complessivamente sullo sviluppo e sulle caratteristiche delle lotte sociali. Le migrazioni ci hanno regalato anche straordinarie immagini, ascoltavo un gardiano parlare di disidentificazione, beh, quale immagine migliore di quella degli Arraga, dei migranti subsahariani o magrebini che prima di partire per attraversare lo stretto di Gibilterra in una sorta di rito di passaggio bruciano le carte di identità. Sono immagini straordinariamente potenti, molto evocative, che si prestano a essere generalizzate. Io sommessamente ricordo sempre che in questo movimento di generalizzazione di queste immagini c'è sempre anche il rischio di smarrire la particolarità, la specificità della condizione di cui ci parla. Questo non significa nulla contro la legittimità della generalizzazione, semplicemente introduce un elemento di cautela che mi pare rilevante tanto dal punto di vista teorico quanto dal punto di vista politico. Disidentificazione e sottrazione. Io in effetti ho cominciato a occuparmi di migrazioni essenzialmente come militante politico in una città come quella in cui vivevo nei primi anni 90, cioè Genova, che è stata profondamente trasformata dentro un processo tumultuoso, conflittuale dai movimenti migratori tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Poi, dopo questo incontro con le migrazioni, che è stato naturalmente anche un incontro con molti migranti e qualche donna migrante, ho cominciato anche a occuparmene dentro progetti collettivi e individuali di ricerca dal punto di vista diciamo, più teorico. E, cercando di farlo dall'interno di quello che era negli anni 90 il dibattito all'interno mi sono sempre collocato, cioè il dibattito cosiddetto oggi, non si usava questa formula, posto per la destra. Dentro questo dibattito c'era un tema, ancora una volta una figura molto evocativa, il tema, la figura dell'esodo, era un tema che in realtà era stato proposto sul finire degli anni 70 all'interno di un'esperienza di rivista maledetta perché inquisita dalla Procura della Repubblica di Roma, cioè la rivista Metropoli. Al suo interno Paolo Irno aveva curato un dossier sull'esperienza della frontiera negli Stati Uniti in cui aveva cominciato appunto a porre questa questione dell'esodo come figura capace di cogliere una modalità nuova di azione politica. Il
primi anni 90 questo tema è stato rilanciato da una rivista, non inquisita da qualcuno di Roma, nuovamente insomma coordinata da Paolo Virno, Luogo Comune. Insomma, questo tema dell'esodo era un tema molto presente nella nostra discussione, lo è stato ancora nel decennio successivo, lo si trovava ad esempio l'impero di Michael Hart e Tony Negri, però direi che si è un po' attenuato poi negli ultimi anni questo riferimento. Da una parte ero molto affascinato dal discorso sull'esodo, dall'altra parte li trovavo però un po' generici, un po' disincarnati. Se volete poi ne parliamo più nello specifico. Lavorando appunto sul tema delle migrazioni, mi sembrava che molte delle questioni che erano al centro del dibattito sull'esodo si potessero appunto declinare in termini molto più concreti e molto più incarnati dentro comportamenti sociali di massa che stavano appunto trasformando le nostre città, il nostro modo di fare politica. E quindi quando ho pensato di intitolare Diritto di fuga, appunto, un piccolo libro sul tema delle migrazioni, che è uscito, non ricordo mai, nel 2001, avevo questo genere di problemi, diciamo, sullo sfondo. Però effettivamente, insomma, al centro quel libro c'era il tentativo di leggere politicamente comportamenti di sottrazione, questo termine che è stato ripreso sia da Giso sia da Alcazzo. Il tentativo era precisamente quello e naturalmente insomma di mestiere faccio il ricercatore, mi piace leggere i libri, ho trovato anche una serie di riferimenti teorici e esemplificazioni storiche. Pensate all'importanza che ha avuto il movimento di fuga dalle piantagioni del sud degli Stati Uniti, degli schiavi neri, lungo tutto l'Ottocento. Un grande intellettuale e militante afroamericano, W.E.B. Du Bois, da questo punto di vista è stato per me un punto di riferimento molto importante per comprendere la possibilità di leggere politicamente comportamenti di sottrazione che dentro poi la tradizione più generale da cui almeno io vengo, quella comunista, sono sempre stati letti all'insegna della vigliaccheria. Chi si sottrae è un vigliacco, chi si estranea dalla lotta è un figlio di mignotta, si diceva. Leggere i comportamenti di sottrazione di fuga non come espressione di vigliaccheria, ma come comportamenti politici che contribuiscono a destrutturare non solo identità, ma anche ordinamenti, istituzioni, tanto dal punto di vista politico quanto dal punto di vista economico. Allora, anche qui per dare qualche riferimento d'epoca, dal punto di vista politico c'era la grande impressione della fuga di massa dalla Germania Est che aveva portato appunto al crollo del muro di Berlino. Dal punto di vista degli ordinamenti del lavoro c'era una lettura che facevamo, credo con buone ragioni, della crisi del fordismo che enfatizzava l'importanza che non solo hanno avuto le lotte operaie nel mettere in discussione il fordismo, ma anche un insieme di comportamenti di rifiuto dell'etica del lavoro industriale su cui il fordismo si faceva, cioè, una serie di comportamenti di fuga da parte giovani militari fin dall'inizio degli anni. Quindi io mi trovo perfettamente all'interno della griglia analitica che questo numero
di Utis. Al tempo stesso, e questo è l'ultimo punto su cui vorrei fare qualche considerazione, io credo che non si possa però evitare di ragionare sullo scarto che sempre si determina tra comportamenti di sottrazione e progetti, pratiche di costruzione di qualcosa di diverso rispetto a quello a cui ci si può fare. Questo credo che sia un problema enorme che ci interpella tanto per quel che riguarda le migrazioni quanto per quel che riguarda più in generale il nostro modo di pensare e praticare la politica intesa come politica della trasformazione, della libertà e della democrazia. Una breve annotazione a proposito delle migrazioni, riprendendo quello che diceva Adriano prima. Adriano parlava delle banlieue, delle rivolte delle banlieue, e diceva lì la sottrazione si determinava immediatamente rispetto all'ordine della cittadinanza. E io sono d'accordo. E anzi generalizzerei questo punto, nel senso che le migrazioni nel loro complesso oggi si determinano in una situazione in cui c'è una evidente sconnessione tra trasformazione della cittadinanza da una parte, pratiche soggettive, comportamenti, immaginari, desideri dei migranti e degli immigrati. Quello che vorrei aggiungere però è che i movimenti migratori, così come l'esperienza dei giovani che abitano le banlieue, non si sottraggono ad altri ordini, all'ordine del mercato e all'imperativo del lavoro. L'ordine del mercato, insomma, è evidente leggendo qualsiasi testo sulle banlieue, ricerche sociologiche, romanzi, ascoltando la musica delle banlieue. È evidente che lì la seduzione del mercato è tanto più forte quanto più evidente la crisi della città. L'imperativo del lavoro, come dire, condiziona profondamente la vita dei migranti e non migranti, sia che non lavorino, sia che lavorino. Allora qui c'è un ulteriore problema. Che anche questo è descrivibile nei termini della sconnessione, appunto tra un insieme di categorie, che sono le categorie classiche della politica, e un altro insieme di categorie, che sono le categorie dell'organizzazione del comando capitalistico sulla vita e sulla vita. E questo è un problema che, come dire, le migrazioni ci propongono dal punto di vista assolutamente particolare, ma non per questo è meno efficace. Due parole, ma proprio due parole, in relazione invece alla questione appunto destituente costituente, per riprendere i termini del dibattito interno alla redazione di non voglio entrare. Non è di pazienza. Una linea teorica allora io vorrei dire qualcosa di nuovo un po' partendo dalla mia esperienza su queste categorie, perché ricordo bene anch'io quando uscì il numero della Rosa di Nessuno sul potere destituente, però per me non era una cosa nuova, non era in alcun modo una categoria nuova, nel senso che io questa categoria ho cominciato a conoscerla e a utilizzarla alcuni anni prima che uscisse
quel numero della rosa di nessuno, all'interno di un'esperienza, ancora una volta, molto specifica, a cui ho avuto la fortuna di partecipare e che mi ha molto segnato, cioè l'esperienza della grande rivolta argentina del dicembre del 2001, successiva alle forze. Nei mesi successivi alla rivolta di dicembre, all'interno del dibattito argentino, un collettivo che si chiama Collettivo Situaciones, sono i miei carissimi amici, i compagni, ha introdotto precisamente questa categoria di potere destinato. Da una parte per cogliere banalmente quello che era successo, cioè in un mese sono caduti 5 presidenti in Argentina, quindi era una categoria descrittiva prima di tutto quella di potere destituente. Dall'altra parte però anche per reagire a un uso un po' troppo come dire disinvolto della categoria di potere costituente che veniva fatto proprio in riferimento alla situazione argentina. Il potere destituente era dunque da una parte una categoria descrittiva e dall'altra parte un modo di nominare un problema. Un modo di nominare un problema. Questo problema, secondo me, si è riproposto continuamente in molte parti del mondo, tra queste molte parti del mondo possiamo menzionare anche l'Italia. In America Latina credo che abbia avuto uno svolgimento, diciamo, abbastanza originale, su cui varrebbe la pena di discutere a lungo. Voi sapete che in Argentina da circa 10 anni esiste un governo, il governo dei coniugi di Kirchner, questo è morto l'anno scorso, adesso a potere c'è la moglie, che è un governo decisamente anomalo rispetto a quelli del ventennio precedente. Cioè il tempo successivo alla fine della vita. È un governo che dialoga con altri governi latinoamericani che si definiscono come governi progressisti. Ora, non mi interessa decidere se questi governi sono buoni o cattivi. Certamente non c'è l'altro.